Siamo in compagnia di Cinzia Racqua, presidente di A Tutta Zampa. Oggi è una giornata piena di significati per l'associazione, per il quartiere Cristo e per tutta la città di Alessandria. Sì, io tengo gli occhiali perché mi sono appena commossa, perché abbiamo appena fatto il taglio del nastro e finalmente il progetto di un anno fa ha preso forma. Abbiamo iniziato da questo momento il servizio con l'ambulanza, perché Tutta Zampa non era solo il progetto scuole, che praticamente abbiamo iniziato da qui, dalla Zanzi, con la sensibilizzazione per i bambini, che saranno il futuro dei volontari, spero. E noi iniziamo questo progetto con l'ambulanza veterinaria e spero di portarlo avanti fino a quando cresceranno loro, quindi questa è l'idea un pochino nostra. Abbiamo già fatto degli interventi, siamo ufficiali da oggi, quindi noi ci siamo per tutte le persone che hanno bisogno e per tutti gli animali soprattutto che ne hanno bisogno. È un sogno che si realizza, però adesso c'è tanto da lavorare, soprattutto c'è bisogno sempre di tanti volontari, di gente che dedica il proprio tempo a un'opera così importante. Sì, perché comunque noi siamo operativi in 11 in questo momento, ma ognuno di noi ha il suo lavoro e quindi non sempre possiamo essere disponibili, e cercare di coprire le 24 ore è un pochino più dura, ma abbiamo già tanti iscritti per il nuovo corso che dovrebbe partire entro giugno. E niente, anche perché abbiamo avuto anche delle proposte sull'autostrada, quindi si amplierà il progetto e la zona e l'area praticamente da coprire, e abbiamo bisogno sicuramente di persone valide, che dallo studente al pensionato, quindi chiamateci, contattateci, mandateci mail e vi risponderemo e andiamo avanti tutti insieme, perché l'unione fa la forza. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.